Guido? Sono qui. Guido? Dove sei? Sono qui. Guido, sono qui. Guido? Sono qui. Il suo caffè, signor Guido. Buongiorno, signor Guido. Buongiorno, signor Guido. Buongiorno, signor Guido. Guido. Guido, sono qui. Dove sei stato tutto questo tempo? Sono sempre stata qui. Sei felice? Vorrei esserlo. Cosa ti manca? Vorrei essere nato 50 anni fa. Perché amar cordo vuol dire io mi ricordo. E io purtroppo, essendo nata in una generazione dove molte persone non hanno avuto la possibilità di conoscere, oppure se non attraverso uno studio cinematografico, ho voluto ricordare un qualcosa che forse non è che non mi apparteneva, ma che io non ricordo. Quindi per questo amare i ricordi. Un ricordare un qualcosa o forse un tipo di cinema che non c'è più. O per ricordare comunque il maestro Fellini attraverso il titolo del suo film che è Amar Cordo. E poi amare i ricordi sottotesto la strada per la dolce vita. Per andare verso un qualcosa che si spera sia migliore. Qual è la forma espressiva che tu preferisci? Si dice che il teatro è degli attori. Il cinema è del regista e la televisione è degli altri. Io amo tantissimo il teatro. Fin da piccola ricordo che scrivevo storie, proprio così come gioco, mi mettevo a scrivere e facevo tipo una sorta di fumetti. Trovo insomma la scrittura una cosa a me vicina, ma non ti saprei dire, piace insomma come scrive, non è la mia cosa primaria. Però a me piace scrivere storie. E ho tante idee, quindi a volte cerco di buttarle giù. Con quale energia sei riuscita a concretizzare questo sogno? È stato complicato. È un progetto che è nato dal teatro, perché stavo preparando uno spettacolo teatrale che è L'Inferno Napoletano con questo attore che è Franco Iavarone, e il mio cortometraggio l'ho sognato. C'è la notte, ho sognato il mio corto ed è stato, diciamo, strano, perché io mi vedevo proprio in Giulietta, vedevo tutto. E la cosa che mi ha colpito è che aveva un senso compiuto, perché poi, cioè, i sogni non è che sempre sono. E quindi l'ho buttato giù, l'ho scritto sul cellulare e poi ho iniziato a scrivere questa sceneggiatura, un po' per gioco, un po' per divertimento. Dato che avevo conosciuto Giancarlo Giannini anche in quel periodo, perché facevamo parte anche della stessa agenzia cinematografica, quindi mi stavo avvicinando anche al cinema, ho pensato, ma perché non proporgli questa cosa? Perché? E magari è anche strano, tipo, sentire una ragazza che aveva 22 anni vuole fare una cosa su Fellini. Forse possono pensare anche presuntuosa, come una ragazza di 23 anni possa fare una cosa su Federico Fellini, ma che ne so. Ma io volevo soltanto omaggiarlo. Lo reputo uno dei più grandi artisti, oltretutto secondo me i suoi film sono ancora attualissimi. Io amo l'arte a 360 gradi, dalla pittura alla scultura,
alla fotografia, sono una curiosa di base anche, molto. Io quando tipo stavo pure sul set, non mi limito a poter fare l'attrice, il trucco, no, io vado là, dietro la camera, faccio la ciacchista, se c'è un problema, mi piace tipo risolvere il problema, mi piace anche fare da scenografa, perché alla fine mi piace il lavoro di gruppo, mi piace la bottega, vengo dalla bottega, devi saper fare tutto secondo me. Il mio prossimo sogno, guarda, io con Massimiliano Cardia ci collaboro, ci lavoro, che è il produttore del cortometraggio Amari Ricordi e della Movie Machine Production. E con lui abbiamo due sogni, che però non ho sognato io, questa volta no. Sono due progetti cinematografici. Uno è una serie e un altro invece è un film che si chiama Intrappolati. Adesso ci stiamo lavorando su. E quindi c'è anche il coinvolgimento di Pier Maria Cecchini, che è il regista di Amari Ricordi, e c'è anche il coinvolgimento di Giancarlo Giannini. Quindi ci ritroveremo di nuovo. Infatti da Amari Ricordi nasce tutto. Io vivo in te, Federico. Lasciando che i sogni avessero la stessa consistenza della realtà, è il nostro modo di dirgli grazie.